Se tu m'accogli, Padre buono, prima che venga sera, se tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace. Ti chiamerò mio Salvatore e tornerò Gesù con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace e consolazione, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi e con il tuo spirito. Pace e bene a tutti. Bentrovati. Se tu m'accogli, Padre buono, in questo momento eucaristico, in questo momento dove ci troviamo insieme, distanti ma vicini spiritualmente, a celebrare questi santi misteri, questo incontro con il Signore Gesù, il Salvatore, Lui che ci dona anche oggi il suo perdono e la sua pace, che ci dà forza per sostenere questo momento di prova. E vogliamo allora deporre qui, davanti a Lui, il nostro peccato, le nostre resistenze, le nostre fatiche, per essere da Lui benedetti, accompagnati, sostenuti e per ottenere la sua misericordia. E per questo allora riconosciamo con tanta umiltà e confessiamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Proclamiamo i salmi del venerdì della quinta settimana di Quaresima. Prima antifona, tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato, tu, o Dio, non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore. Seconda antifona, tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo. Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio di Israele, Salvatore. Saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di lui. Se ne andranno con ignominia i fabbricanti di idoli. Israele sarà salvato dal Signore con salvezza perenne. Non patirete confusione o vergogna per secoli eterni. Poiché così dice il Signore che ha creato i cieli, egli il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile. L'ha creata non come orrida regione, ma l'ha plasmata perché fosse abitata. Io sono il Signore, non ce n'è un altro. Io non ho parlato in segreto, in un angolo oscuro della terra. Non ho detto alla discendenza di Giacobbe, cercatemi in un'orrida regione. Io sono il Signore che parlo con giustizia, che annunzio cose rette. Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni. Non hanno intelligenza quelli che portano un idolo da loro scolpito e pregano un Dio che non può salvare. Manifestate e portate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo e chi l'ha predetto fin da allora? Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio. Fuori di me non c'è Dio giusto e salvatore. Volgetemi a me, sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio, non ce n'è un altro. Lo giuro su me stesso, la verità esce dalla mia bocca, una parola irrevocabile. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua. Si dirà solo nel Signore,
si trovano vittoria e potenza. Verso di lui verranno coperti di vergogna quanti fremevano d'ira contro di lui. E il Signore saranno vittoriosi e si glorieranno tutti i discendenti di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo. Terza antifona, venite al Signore con canti di gioia. Acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi. Suo popolo è gregge del suo pascolo, varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome, poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio Gesù Cristo Signore, allo Spirito Santo. Amen. Venite al Signore con canti di gioia. Preghiamo. Perdona, Signore, i nostri peccati e nella Tua misericordia spezza le catene che ci tengono prigionieri a causa delle nostre colpe e guidaci alla libertà che Cristo ci ha conquistata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Dal Salmo 17 ripetiamo: nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore.
Dio mio, mia rupe in cui io mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente. Gloria a te, Signore. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tue parole di vita eterna. Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente. Gloria a te, Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi? Gli risposero i giudei: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Disse loro Gesù: non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: tu bestemmi perché ho detto sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate, riconosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Parole del Santo Vangelo, cancello. Il Vangelo di Giovanni presenta sempre situazioni in cui gli animi si dividono. C'è abbastanza luce per poter credere, ma c'è anche abbastanza oscurità per giustificare un rifiuto e non aderire a Cristo. Ecco il brano di quest'oggi, abbiamo sentito che termina con le parole: molti credettero in lui, ma non tutti. Alcuni quindi si lasciano convincere, mentre altri si induriscono nella loro posizione, nel loro rifiuto. In questi ultimi, ecco i giudei che arrivano ad uno scontro con Gesù, questo scontro che diventa sempre più serrato, al punto che essi tentano di lapidarlo. In altri passi precedenti, i giudei avevano cercato di arrestare Gesù per le opere da lui compiute, in particolare le guarigioni in giorno di sabato, ma ora emerge un unico motivo di condanna. È un bestemmiatore. Gesù è un bestemmiatore perché lui, che è uomo, si fa Dio. E sarà questa l'accusa portata anche davanti a Pilato. E nonostante tutto, ecco Gesù che cerca il dialogo, cerca di andare incontro
a questi fratelli, a questi giudei, tenta di schiudere ancora il loro cuore alla fede, richiamando alla scrittura e facendo appello alle opere che egli ha compiuto e che essi hanno visto, erano sotto gli occhi di tutti. Ma anche quest'ultimo appello rimane disatteso. I giudei persistono nel loro rifiuto. Ed ecco allora una riflessione, no? Queste tendenze estreme, così contraddittorie, riguardanti la fede, credere ma anche rifiutare, non trovano forse albergo anche nel nostro cuore? La nostra fede conosce spesso alti e bassi, talvolta anche noi siamo aperti al credere, talvolta invece ci abita il dubbio, ci abita la chiusura. Quante volte vorremmo anche noi ridurre al silenzio le esigenze della parola di Gesù, quando arriva a toccarci nel vivo, quando a chiederci scelte coraggiose, scelte costose, perché è una parola difficile, è una parola che veramente ci scomoda. Quante resistenze, quanti rifiuti, quante indecisioni pesano sul cuore di Gesù, come le pietre che i giudei in quel giorno raccoglievano per lapidarlo. Ma Gesù, ci dice il Vangelo, fuggì dalle loro mani. Sì, Gesù sfugge dalla loro presa, come sfugge anche dalla nostra presa, quando anche noi cerchiamo di ricondurlo alla nostra misura, alle nostre idee, alla nostra immagine, alle nostre pretese assurde. A volte di capire tutto e di tutto spiegare. Gesù lo possiamo accogliere così com'è nella sua parola di verità. Credere in Lui è credere in una parola scomoda, in una parola che non mi fa mai pretendere di essere a posto, di essere arrivato. Con le invocazioni che la liturgia delle ore ci propone. Rendiamo grazie al Signore che morendo in croce per noi ci ha ridato la vita e rivolgiamo a Lui la nostra umile preghiera. Per il mistero della tua morte, donaci la vita, Signore. Per il mistero della tua morte, donaci la vita, Signore. Maestro e Salvatore, che ci hai illuminati con gli insegnamenti della fede e con la tua gloriosa passione hai fatto di noi una nuova creatura, fa che non ricadiamo nella palude dei nostri peccati. Per il mistero della tua morte, donaci la vita, Signore. Insegnaci a togliere qualcosa alla nostra mensa per soccorrere i fratelli che sono privi del necessario. Per il mistero della tua morte, donaci la vita, Signore. Fa che riceviamo dalle tue mani questo giorno per restituirlo a te, ricco di opere di carità fraterna. Per il mistero della tua morte, donaci la vita, Signore. Piega alla tua volontà le nostre menti orgogliose e ribelli, donaci un cuore grande e generoso. Per il mistero della tua morte, donaci la vita, Signore. Cogli, o Signore, queste preghiere, queste invocazioni che ti abbiamo presentate e quelle che salgono dal nostro cuore e da ogni parte dell'umanità, particolarmente in questo tempo di prova. Esaudiscile nella tua volontà e liberaci dal male e da questa epidemia. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna, benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza, benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti accoglici, il Signore ti salverà il nostro sacrificio, il nostro preghiamo perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Il tuo aiuto, Dio misericordioso, ci renda degni di accostarci al tuo santo altare, perché l'assidua partecipazione al divino sacrificio ci ottenga la salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce, tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati delle nostre sorelle e fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i defunti a causa di questa epidemia e dei nostri cari che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. E noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Martiri, i Santi Fermo e Rustico, San Biagio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo, tuo Figlio. Canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati anche oggi dalla sapienza del Vangelo, insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore della vita, liberaci dal male, dalla morte, da questa epidemia. La tua pace dia calore ai nostri giorni, ci renda liberi dal peccato e sicuri da ogni paura. E così saremo protesi al ritorno di colui che è nostra risurrezione e nostra vita, finché si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, risorto dai morti, hai lasciato ai tuoi apostoli il dono della pace. In questo memoriale della Pasqua, continua a donarci la tua pace che rimetti i peccati e dona unità alla tua Chiesa, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi che siamo invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio
e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offro il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Antifona al Benedictus. Le opere che ho compiuto sono sotto i vostri occhi. Per quale di esse volete lapidarmi? Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Le opere che ho compiuto sono sotto i vostri occhi. Per quale di esse volete lapidarmi? Preghiamo.
Non ci abbandoni, Signore, la forza di questo sacramento che ci unisce a te e allontani sempre da noi ogni male. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madonna della Salute, vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Uniti nell'amore, restiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Una santa e serena giornata a tutti e un buon proseguimento. Concludiamo con il canto alla Madonna. C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, una terra e un dolce volto con due segni di violenza, guardo intenso e premuroso. Vicino a te.